enti pubblici come frutto di accordi preelettorali. Questa è l'accusa mossa dalla procura di Busto Arsizio nell'indagine che ha portato all'arresto del sindaco della Lega, del vice sindaco e dell'assessore ai lavori pubblici di Forza Italia del comune di Legnano. Ci racconta tutto Silvia Balducci. Buon pomeriggio a voi. Una sorta di comitato di controllo politico delle nomine, così agivano per i PM il sindaco leghista Giambattista Fratus, il vice sindaco e assessore a bilancio e l'assessore alle opere pubbliche, entrambi in quota Forza Italia, Maurizio Crozzi e Chiara Lazzarini del comune di Legnano. Per questo sono finiti in arresto. L'operazione è scattata questa mattina, c'erano gli uomini della Guardia di Finanza. In carcere è finito il vice sindaco, mentre il sindaco e l'assessore alle opere pubbliche sono ai domiciliari. Truccavano le gare, procedure per affidare incarichi pubblici che dovevano finire nelle mani di personaggi amici. È successo 3 volte in pochi mesi, 5 mesi delle indagini che sono partite a ottobre e sono finite a marzo con la richiesta di custodia cautelare, poi la decisione del GIP è arrivata, come sappiamo, questa mattina. Nell'ordinanza il GIP parla di indagati con un fortissimo senso di illegalità, che non percepivano di fatto la gravità dei reati e che si comportavano come se quello fosse un modus operandi. 3 le nomine manipolate, come dicevamo, una riguarda un incarico in comune e le altre 2 invece riguardano incarichi nelle partecipate. Oltre ai 3 arresti ci sono 8 persone indagate e al sindaco viene contestato anche il reato di corruzione elettorale, perché per il ballottaggio avrebbe stretto un accordo con un candidato perdente, convincendolo a sostenerlo, e in cambio avrebbe assunto la figlia in una partecipata. Sentiamo su questo le parole del magistrato. Alla fine dello scorso anno, diciamo, il prezzo, per utilizzare una parola impiegata dagli stessi indagati nel dibattito sulle sulla Lega, è stato pagato dal sindaco, il quale ha costretto, e cito testualmente un verbo che è stato captato durante i colloqui, ha costretto a dimettersi una consigliera di un'altra società municipalizzata, AM Linea Ambiente, e al posto suo ha nominato la figlia del candidato sindaco escluso, che ha promesso, che ha offerto, ha dato l'appoggio elettorale. Il prefetto di Milano ha sospeso il sindaco e gli assessori finiti in arresto e ha anche nominato un commissario. Ricordiamo che questa è la seconda inchiesta in poche settimane che scuote i partiti di Forza Italia e della Lega in Lombardia. Ce n'è un'altra infatti in mano alla DDA di Milano, che tra l'altro ieri ha registrato un balzo in avanti con l'iscrizione nel registro degli indagati dell'europarlamentare Lara Comi, accusata di finanziamento illecito per 31.000 euro che sarebbero arrivate a una sua società di consulenza. Lei respinge le accuse, ha detto che dice, ribadisce anche per il tramite del suo avvocato, che il reato non sussiste. È tutto, voi. La conferma che questa nuova Tangentopoli si basa più che sulle mazzette, sui posti di lavoro, sulle consulenze. Tangentopoli, Lega Nord, Forza Italia. Nella maggioranza ne parleremo tra poco. Siamo adesso al presidente.